Continua ad essere la Gelbison, la capolista del girone I della Serie D, terza vittoria consecutiva, 6 vittorie in 7 partite nel proprio stadio e rossoblù di Alessandro Erra, ancora una volta a godersi una giornata di festa assieme ai propri tifosi, con la corsa mano nella mano sotto la curva di un Morrapino e che non crede ai suoi occhi. Vallesi davanti a tutti e che si regalano l'ennesima domenica e settimana da primatisti, omaggiati dai Total Chaos per il Blitz di Cosenza, in campo come leoni, grazie a chi ci regala emozioni. Ed emozioni la Gelbison li ha concessi anche ieri nel 2-1 al Ragusa di Anastasi. È la coppia gol ritrovata, quella tra Sinigga e Lantucci, a firmare il controsorpasso al Cosenza. Erra sceglie Melcarni al fianco di Manzo con Maiocca e Mustone come esterni difensivi. Il 4-4-2 più forte del raggruppamento si completa con i soliti Pecora e Manzillo in mediana, supportati sui lati da Di Filippo e Grimaudo. Ragusa che si affida alla fantasia di Buonarrigo, tenuta lontana da Spicuzza e sulla concretezza di Bomber Panatteri. Siciliani più reattivi all'inizio con Arena che prova il destro a giro di poco al lato. La Gelbison comincia poi a carburare, Manzo trova la risposta sulla linea su colpo di testa, prima del pregevole scambio Sinè di Di Filippo, con l'attaccante rossoblù che spara al lato da posizione favorevole. Più pericoloso il Colored quando gira al volo una punizione costringendo Ferla alla deviazione in angolo. La Gelbison spinge il gol nell'aria e sembra cosa fatta quando Capitan Pecora è steso in aria. Rigore netto, ma il signor Capasso di Firenze decide di non intervenire. I vallesi non demordono e al 38esimo raccolgono quando, su di un lancio dalle retrovie, Raimondi e Ferla combinano una frittata. Indecisione che manda a nozze Sinè che si intromette con un pallonetto deposita in rete. 1-0 ed esultanza particolare tra il bomber rosso-blu al sesto centro in campionato e il team manager Cosimo D'Angelo. Il primo tempo si conclude con una potenziale occasione per il Ragusa di produrre il riscatto immediato. Calcio di punizione sui 20 metri, ma lo specialista Buonarrigo non trova la porta. Sospiro di sollievo e Gelbison al riposo in vantaggio e subito agguerrita in attacco nei primi 10 minuti del secondo tempo. È il momento di raddoppiare, i rossoblù si affidano a Super Galantucci, il bomber salernitano che non segna mai gol banali. È il nono minuto, Galantucci sistema la sfera e la manda a colpire il palo alla destra di Ferla. La sfera entra in rete e il Morra è in tripudio. 2-0 e quinto gol in campionato per Galantucci dopo un mese di digiuno. A questo punto la Gelbison deve solo rintuzzare gli attacchi di Ragusa, che però al di là della risposta di Spicuzza su Arena sono sterili. A riaprire il match ci pensa Capasso, il direttore di gara fischia un rigore assolutamente dubbio a favore dei siciliani. Buonarrigo trasforma spiazzando Spicuzza. Manca un quarto di gara, Erra concede la standing ovation a Galantucci prima e a Sinè poi. Il Ragusa non riesce a rendersi pericoloso e si innervosisce, battibeccando con la panchina rosso-blu. Al fischio finale la liberatoria gioia della capolista e la Gelbison, la squadra che comanda il girone.